con Silvia Sassi di Notomia. Benvenuta di Design Innovation Days. Hai appena terminato un workshop. Sì. Parliamo di consapevolezza del cambiamento da parte delle aziende. Sì. Che cosa ci puoi dire? Allora, emerge sempre di più come le aziende stiano prendendo non solo consapevolezza, ma anche un po' le redini di come organizzare e gestire il cambiamento all'interno delle loro strutture. Cambiamento che può avvenire sia nel piccolo che nel grande. Quindi questo tipo di approccio necessita molta cura nello scegliere un percorso di sviluppo e di crescita all'interno dell'azienda. E devo dire che siamo molto contenti di vedere che comunque c'è una volontà di strutturarsi e analizzare il problema prima di iniziare ad affrontare un percorso, in modo da farlo con gli strumenti, sia in termini di risorse che in termini economici, diciamo, adatti per andare incontro a qualcosa che sia effettivamente di valore per le aziende che intendono affrontarlo. L'ambito, diciamo, che ormai ha permeato anche un po' il tema di questo Digital Day, che è quello dell'artificial intelligence, ha dato modo di esplorare in maniera molto più profonda quelle che sono le potenzialità di cambiamenti da introdurre, soprattutto nei flussi operativi, in termini di ottimizzazione di processo, di facilitazione nell'esecuzione di determinati compiti, ma anche di scoperta di possibilità di sfruttare strumenti che fanno emergere pattern che prima magari non era così facile individuare e raccogliere. Quindi riuscire anche a trovare quei piccoli byte strategici che seguiti opportunamente possono portare a fare la differenza. Parliamo proprio di processo. Sì. Quali sono gli step fondamentali, o comunque se ci sono delle linee comuni che le aziende devono seguire per cambiare? Allora, digitalmente, chiaramente. Digitalmente, certo. Allora, è un digitale che si porta un po' dietro anche una riorganizzazione in alcuni casi. La cosa fondamentale che vediamo quotidianamente quando lavoriamo con i nostri partner è quello proprio di creare per focalizzare esattamente quali sono gli obiettivi che uno si pone nell'intraprendere questo percorso e anche andare ad analizzare com'è lo stato attuale della situazione in azienda. Quindi a noi piace molto lavorare su una base dato, quindi su qualcosa che effettivamente poi sia misurabile. Da un lato perché introdurre un'innovazione, introdurre un cambiamento è un costo per un'azienda, quindi è anche corretto riuscire a monitorare il raggiungimento di determinati obiettivi. Dall'altro perché è proprio lì che si riescono a individuare quei percorsi meritevoli di essere ulteriormente sviluppati. Noi consigliamo sempre di non partire dalle cose troppo grosse, perché è meglio procedere per piccoli passi piuttosto immaginandosi una scala di evoluzione più di lungo periodo, ma porsi obiettivi misurabili che via via possono essere raggiunti. Questo perché da un lato rende più funzionale la spesa. Si sceglie su che cosa andare a fare un investimento, lo si monitora. Dall'altro lato perché introdurre dei cambiamenti vuol dire farli accogliere dalle persone, e i grandi strappi, le grandi rotture rischiano di creare chiusura anziché essere accolti in maniera, diciamo, favorevole. Quindi introdurre piccoli cambiamenti che nascono anche da delle esigenze interne è tendenzialmente il percorso più vincente per affrontare un percorso di questo tipo. Mi viene in mente, parlando di cambiamenti, di farti questa domanda. Il contesto Italia, sì. Come reagisce, come reagiamo ai cambiamenti, come reagiscono le aziende italiane ai cambiamenti e le persone? Allora, c'è un po' una dicotomia generazionale, mettiamola così. All'interno delle aziende c'è la nuova popolazione, il nuovo ingresso, diciamo, quindi più giovani, che smaniano per questa crescita, per questo cambiamento, rimangono anche quasi poco affezionati all'azienda in sé, ma sposano di più il progetto in cui sono coinvolti, contrariamente alle generazioni che invece sentono di più
il valore dell'azienda, ma di contro sono più resistenti al cambiamento. Quindi un altro degli aspetti molto interessanti è quello di andare a trovare un balancing tra questi due poli che sono presenti. In Italia secondo me stiamo vedendo avvenire un cambiamento che soprattutto in epoca post-Covid, con l'introduzione dello smart working, ha introdotto un modo diverso di pensare il lavoro e quindi questa modifica obbliga anche un po' le aziende a interrogarsi. Le aziende adesso devono trovare il modo di essere appetibili per chi dovrà lavorare per loro e non più il contrario, no? E quindi questo cambia un po', rende difficile trovare una posizione da parte delle aziende soprattutto, però crea una buona dinamica, crea un nuovo modo di stabilire una relazione, diciamo, che tendenzialmente porta al virtuoso, perché adottare un certo approccio da parte di un'azienda attira talenti e attirare talenti è la chiave per il successo, quindi è sicuramente una sfida in alcuni casi. Ok, con la sfida chiudiamo, grazie Silvia. Grazie a te. Ciao.